Paolo Marchetti in raduno, buongiorno, non ci siamo visti la settimana scorsa, avevo già parlato con Beppe Romero, insomma un raduno che continua e alla grande. C'è molto traffico a Livigno, però penso che sia un'oasi per voi sciatori. Sì, buongiorno a tutti, sicuramente ci stiamo trovando bene, riusciamo a lavorare. Malgrado è vero le tante persone in pista, dobbiamo fare degli orari differenziati, anche perché noi abbiamo delle esigenze leggermente diverse dalle altre squadre. Avendo degli atleti, soprattutto tanti atleti in sedia, siamo costretti ad adottare delle soluzioni differenti. Un gruppo azzurri nazionali paralimpici di sci di fondo che si sta di giorno in giorno sempre allargando, insomma sempre più appassionati seguono la vostra nazionale. Sì, siamo diventati un gran gruppo, è entrato a collaborare con noi il gruppo sportivo della difesa, che è un'interforza legata al Ministero della Difesa, di tutti i militari con problematiche ricevute subite in servizio, con le nostre società storiche che stanno collaborando, partendo dalla polisportiva disabili di Valcamonica, passando per la sportabile, per la discesa liberi, scusatemi, di Prato Nevoso e per la Passo Cuneo. Quindi ci stiamo allargando e stiamo diventando in tanti. Quanti atleti? Al momento giriamo intorno a una decina di atleti che stanno ruotando attorno alla squadra, mentre ufficialmente in squadra abbiamo i nostri 3 atleti storici, poi abbiamo il nostro nuovo acquisto fedelissimo oramai, Lorenzo Bernard, che è un atleta blind, e quindi stiamo diventando veramente in tanti. Quindi stai parlando dei 3 storici, ricordiamo Beppe Romaele, Cristian Toninelli e Michele Biglione. Esattamente. Abbiamo visto in pista anche un'altra nostra conoscenza, Simone Ciulli. Esatto, lui è anche lui un nuovo acquisto, sta iniziando a fare l'avvicinamento al nostro sport, ma sarà un avvicinamento graduale. Avrà anche una novità, sarà anche una novità locale la sua presenza. Quando pensi potranno cominciare a indossare i pettorali di gara questi nuovi innesti? Allora, una parte degli atleti del Ministero del GSPD verranno con me in Finlandia, faranno la classificazione assieme a Lorenzo Bernard. Quindi avremo 5 nuovi atleti che indosseranno il pettorale di gara rappresentando le loro società. L'unico atleta che non verrà in gara è Cristian Toninelli, per il quale abbiamo preferito, visto gli impegni di lavoro, adottare una programmazione più diluita nel tempo. C'è una grande novità per ciò che riguarda anche il comparto tecnico, un nuovo aiuto allenatore, lo possiamo definire così? Sì, abbiamo avuto, visti gli ultimi fatti che ci hanno lasciato abbastanza sconvolti, sono stato costretto a rimodellare la squadra. Fabio Mai è il nostro uno dei nostri allenatori, ho ripreso Fabio Tosello che collaborava con noi fino al 2019 e ci sarà anche un nuovo tecnico che arriva dalle truppe alpine che prossimamente verrà con noi, e inoltre ci sarà anche una novità sul nuovo fisioterapista, ma al momento lo lasciamo ancora in sospeso. Come stanno i 3 storici partendo da Beppe Romaele? I 3 storici stanno bene, hanno lavorato bene durante l'estate, magari è mancato un po' di riposo per alcuni atleti, però visti 2 anni precedenti da prima del Covid ai giochi, però stanno bene. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo cercato di pensare a tutto per arrivare competitivi alla prima tappa di Coppa.